worse things than hanging out here with no one else around, you know? Nice and quiet. Remind me never to have you plan one of my parties. Ehi, ma l'avete riconosciuto? È Ryan Gosling, ragazzi. Un grandissimo attore che è tornato sul grande schermo con un film che farà la storia del cinema, perlomeno diventerà un cult, ovvero Barbie. E oggi sono qua proprio per parlarvi un po' di questo fantastico attore. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, il nostro Ryan Thomas Gosling nasce in novembre del 1980 a Londra. È un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, cantante, musicista canadese. E già questa la dice decisamente lunga. La sua carriera iniziò con Mickey Mouse Club e poi proseguire con la serie televisiva Young Hercules, di cui vi ho lasciato la clip a inizio video. Arrivato nel mondo del cinema nel 2000, ebbe un ruolo nel Il sapore della vittoria, proseguendo The Believer nel 2001. Formula per un delitto nel 2002, Le pagine della nostra vita, bellissimo film del 2004, Alf Nelson del 2006, di cui ebbe anche la prima candidatura agli Oscar, Lars è una ragazza tutta sua nel 2007, Blue Valentine nel 2010, Crazy Stupid Love nel 2011, poi arrivare anche alle Idi di marzo nel 2011, dove ebbe anche una doppia candidatura al Golden Globe. Nello stesso anno partecipò anche al film Drive, l'anno successivo come Un tuono, nel 2014 Lost River, finché poi arrivò nel 2017 in cui il grandissimo regista Bill Nebb produsse Blade Runner 2049, in cui il nostro Gosling è protagonista. Alcuni dei suoi film che io ho apprezzato di più sono anche quelli prodotti da Chazelle, che sono La La Land nel 2016, di cui ebbe comunque anche vinto il Golden Globe per la interpretazione e persino la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. E anche nel 2017 il film First Man, il primo uomo, dove va a interpretare il nostro astronauta più famoso del mondo. Entrambi film fantastici. Nel 2022 i registi degli Avengers, ovvero i fratelli Russo, tra l'altro sono fantastici registi, hanno prodotto i film più famosi della Marvel, ovvero Captain America Civil War, Infinity War, Endgame, The Winter Soldier, fantastici, hanno prodotto un film, uno spy movie con Ryan Gosling protagonista e il nostro Chris Evans, il nostro Captain America come il cattivo, titolato The Gray Man. Se volete guardare uno spy movie con i controcazzi, quello è favoloso. Poi arrivare alla conclusione, non so se li ho detti tutti, comunque siamo lì, nel 2023 ha partecipato a questo film che vi ho detto all'inizio, che è Barbie. Sarà un po' un cult perché sta facendo un monte di incassi in tutto il mondo e tra l'altro è anche un ottimo film, nonostante in alcune cose è un po' troppo spinto, cose riguardo il sessismo per quanto riguarda le femmine, eccetera. Però purtroppo, ragazzi, è un discorso un po' più complicato di quello che si pensa e non voglio approfondirlo in questo video perché comunque è un video dedicato a Gosling e non voglio rovinarlo con un mio pensiero riguardo il film Barbie. In ogni caso, in questo film va a interpretare Ken, il nostro compagno di Barbie. Lo fa in un modo pazzesco, perché comunque riesce a entusiasmare praticamente tutti. Tanti escono dal cinema dicendo ma è molto meglio Ken di Barbie, perché ha un'interpretazione favolosa e poi, ragazzi, è figo, è bello, ci sta da 10 nei panni di Ken, come anche Margot nei panni di Barbie, però insieme si completano a vicenda e questo è veramente favoloso. Tra le altre attività del nostro Ryan c'è anche la musica. Infatti l'attore fonda anche un duo musicale di nome Indie Rock Dead Man's Bones, favoloso. Un'altra cosa incredibile è che è sempre stato un grande sostenitore di varie cause, tra cui quella che riguarda la difesa dei diritti umani e sopravvissuti ai violenti conflitti attuali. Infatti, attraverso la raccolta di materiale video, il nostro Gosling intende accendere i riflettori sulle storie di coraggio, sopravvivenza e speranza. Quindi è anche un grandissimo attivista il nostro Ryan. E per quanto riguarda invece la sua vita privata, diciamo che non è neanche niente male, dato che comunque è stato insieme a Sandra Bullock, conosciuta sul set di Formula per un delitto. Proseguendo, si è messo anche con Rachel McAdams, conosciuta sul set delle pagine della nostra vita, quel film favoloso che a chi piacciono comunque film sull'amore lo consiglio appieno. Per poi mettersi infine con Eva Mendes, un'altra grandissima attrice incontrata sul set di Come un tuono, con la quale ha avuto due figli e comunque si è anche sposato nel 2016. Quindi, ragazzi, che dire, un attore bello, bravo, favoloso,
attivista, quindi è altruista, combatte per i diritti umani. Dove lo ritroviamo un attore così? Non so se esiste un attore che fa tutte queste cose e comunque le fa anche bene. Però ragazzi, ci entusiasma anche come Ken e lotta per i diritti degli uomini in Barbie. Fantastico. Se non siete ancora andati a vedere il film, andateci, perché, ripeto, rimarrà nella storia un cult. Barbie e Barbie, no, quella bambolina più famosa del mondo, rimarrà per sempre nella storia del cinema. E dunque, ragazzi, sono arrivato alla conclusione di questo video. Spero che abbiate apprezzato tutta l'evoluzione del nostro Ryan Gosling dall'inizio alla fine della sua carriera, comunque la sua vita privata e tutto il resto, e che vi sia piaciuto il video. In ogni caso, iscrivetevi al nostro canale, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. Seguiteci anche sui social. E da Captain Nerd qui oggi è tutto. E noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!